Ciao Luca, bentornato a Milano, Mondiale Under 20. Cosa vuol dire giocare rugby a livello giovanile? Quanto a forza è aggregazione, spirito? E... Direi a livello giovanile soprattutto aggregazione e spirito, prima che entrino in campo altre componenti, quella dell'alimentazione, del dormire, del corpo e tutte le cose che poi diventano professionismo. Quindi direi che il gruppo, e in questo caso mi fa un piacere essere tornato qua a vedere tutti i ragazzini uniti che scherzano e ridono, è la cosa fondamentale per un gruppo juniores. Ok, adesso l'Italia dei Tronchi parteciperà a questa manifestazione e poi grosso evento dell'anno, il mondiale, quindi è possibile che anche da una società come la SR, portando appunto, sfruttando gruppo aggregazione e dedizione, quella di cui parlavi prima con i ragazzini, di arrivare a giocare il rugby dei campioni. Sicuramente la strada è aperta a tutti, non è che sia scritto nelle stelle che uno arrivi o no, è solo un lavoro individuale. E se vuoi arrivare arrivi, c'è poco da fare. Poi uno può trovare scusanti, può parlare dopo 40 anni da dietro una tastiera, può fare quel cazzo che vuole, ma è tutto là, è quello che ci metti dentro, come rispondi agli infortuni, come sai gestirti psicologicamente. Ok Luca, bocca al lupo, buona estate e ci vediamo per la preparazione. Grazie mille. Ciao. Eccoci al Crespi con Stefano Baiacurioni, presidente SR, oggi presentato il Mondiale e la Coppa del Mondiale Under 20 qui con Luca Morisi, figlio della SR. Che soddisfazione è per una società che si occupa di bambini, che fa... Insomma, sì, stiamo proprio pensando, noi società orientata alla comunità abbiamo sempre visto con una certa diffidenza il rugby professionistico, in realtà mi pare che la vicenda di Luca sia una vicenda esemplare sotto molti aspetti, no? Cioè lui ha fatto una scelta di vita ed è rimasto integro, è un bravissimo ragazzo, siamo orgogliosi di lui. Con lui c'è anche Simone Ragusi a Treviso. Certo. Infatti insomma... vedere la Benetton con due giocatori deve essere in campo è sempre una bella cosa. Quindi può essere stato anche un messaggio per tutta quella flotta di ragazzini che oggi ha invaso il Crespi, vedere uno di loro sì, in versione adulta. Sì, credo che il messaggio giusto sia emerso, cioè l'importanza di vivere lo sport in modo competitivo e però appunto, ripeto, con integrità, no? Perché poi alla fine è la vita, no? Che conta, sì. Non battere lì. Senti Stefano, in bocca al lupo per tutta grazie. L'attività con le giovanili grazie. E viva il rugby. Sforzo, viva il rugby. Ciao, grazie. Ciao.